qual è il punto della situazione di partecipazione del nostro Ateneo al PNRR? Allora, siamo attivi nella partecipazione a bandi che sono in scadenza, quale quello dei partenariati estesi. Si tratta di grossi consorzi di ricerca a livello nazionale e in cui stiamo cercando di posizionare il nostro Ateneo al meglio. Abbiamo partecipato già a uno di questi consorzi per gli ecosistemi di innovazione e il progetto con capofila Politecnico di Torino è passato alla fase 2, ma soprattutto abbiamo già nei nostri laboratori 11 ricercatori di tipo A su tematiche green e innovazione e 23 dottorandi sempre su tematiche green e innovazione che stanno già contribuendo alla nostra vita come Ateneo e alla nostra ricerca appunto grazie ai fondi PNRR. La mia attività di ricerca si basa sullo sviluppo di materiali elastomerici sostenibili. Questo permetterà in futuro di rimpiazzare gli attuali pneumatici prodotti a partire da fonti non rinnovabili, quale il petrolio, con materiali derivanti da scarti agricoli. Io mi occupo di studiare il sistema immunitario delle larve di Hermetia lucens, conosciute anche come Black Soldier Fly. Si tratta di un tipo di larva che viene utilizzato per smaltire i rifiuti organici per il grande quantitativo a causa anche dell'aumento della popolazione globale. In particolare io mi occupo di andare a testare diverse diete con contenuti diversi, questo perché alle larve possono essere somministrati scarti animali piuttosto che scarti vegetali e in questo modo si vuole andare a vedere quale sia il miglior substrato possibile per avere una risposta immunitaria efficiente, ma al contempo stesso larve che possono essere utilizzate per la produzione di mangimi.